È in partenza, signore. Cominciavo a pensare che volesse stabilirsi nel nostro albergo. Beh, credo che debba pagare solo la scorsa settimana. E sarebbe una gran bella cosa per questo posto se la sua società realizzasse quel progetto di sviluppo. Siamo in orario, no? Andiamo. Benvenuti a Baia delle Palme, capitale delle Aragoste. Ma che fai? Non guardi dove metti i piedi? Non l'ho visto. Ma se non c'è nessuno, come hai fatto a non vederlo? Siete tutti maleducati voi giovani. Buongiorno, signore. Ah, lo sa che un altro progettista è andato via proprio stamani? E fate bene a mettere gli occhi su questo posto. Potrei sapere che progetto è. Non si vedono tubi di scarico, signor Kenfield. Me li immaginavo. Probabilmente scaricano al largo. Voglio dare un'occhiata. Vuole che venga anch'io? No, voi due restate qui. Meglio evitare guai. Ok, andiamo. Denise, hai la mia maschera? Sì, te la porto. La produzione marcia regolarmente secondo i programmi. Papà, lì c'è un subacqueo e altra gente che stanno armeggiando con certi strumenti sul nostro tratto di spiaggia. Hai fatto bene a dirmelo. Prendi con te, Jim, e fagli immediatamente alzare il culo e squagliarsela. Va bene. La sorveglianza è stretta. Sembrano proprio due allegroni, no? Dovete venire subito con noi. Thank you.
Papà, hanno detto che prendono campioni d'acqua da analizzare per l'inquinamento. Mi scusi. Per conto di chi? Per conto dell'università. Avrebbero dovuto darle fuoco anni fa. Bobby, denunciali allo sceriffo per violazione di proprietà. Ma quello che si è tuffato si trova ancora in mare. Va subito a cercarlo con Gene e portamelo qui. E ricordati, buttagli tutti i suoi campioni d'acqua. Sali a bordo. Ce ne possiamo tornare. Che hai in quel sacco? Lo spazzolino da denti e l'asciugacapelli. Tanto non mi servivano. Su, dai, Gene. Ci sai fare, forse quello ti invita al cinema. Non sogno altro. Papà, l'ho preso. Bravo. Scendi. Perché ce l'ha con me, giovanotto? Non ce l'ho affatto. Chi è lei? Guarda che è uno che fa il furbo. Ah, bene. Perché stava spiando la mia fabbrica? Con quale diritto lo fa? Con lo stesso diritto con cui lei insozza l'oceano. Prima che faccia altre sciocchezze, deve mettersi in testa questo. La mia fabbrica è l'unica fonte di lavoro che esista in tutta la zona. Io non intendo immischiarmi nei suoi affari. A lei può dare benissimo lavoro a tutti, ma come si deve? Io mi preoccupo soltanto della natura. Arriva a capirlo questo? Ok. Muoviti. Vieni qui. Metta giù le mani, è impazzito. No, no. La smetti. Mi lasci. Ma che succede? Ehi, tu! Dai, Gene! Vallo a fermare! Basta! Lei ha potuto constatare personalmente quello che stavano facendo quel giovanotto e i suoi amici? I suoi vestiti, signor Kenfield. Vuole che restiamo qui? No. Accompagnate invece le ragazze all'istituto. Io prenderò un autobus più tardi. Ok. E non dimenticate il mio respiratore. Ma non è nella barca. Nelle pinne ci sono due campioni d'acqua inquinata. Fate attenzione. Lo incastreremo. Va bene. Lo so, ma non è dimostrato questo. Thank you.
Forza Lester, svegliati e canta. Comincia la giornata. Non mi pare giusto che il prigioniero abbia un letto e io mi debba rompere la schiena. Ti ha dato qualche noia? No, ma non è di buona compagnia, eh? Ufficio sceriffo Williams. Salve, signor Murphy. Lester? Credo che sia un po' impegnato sul momento. Niente di importante? Una cosa privata? Ok, la farò chiamare appena tornerà. Bene, signor Murphy. Buongiorno. Che ore sono, sceriffo? Buongiorno. Sarà buono solo se è venuto per farmi uscire. Ho telefonato al giudice poco fa. La moglie mi ha detto che tornerà da Jacksonville alle 3, non prima. Bene, a quell'ora sarò libero sulla parola. Si può avere qualcosa da mangiare? Sicuro. Mia figlia le porterà la colazione tra poco. Ah, sì. Sarà una di quelle ragazze tanto brave che sanno fare di tutto in casa. Beh, non proprio, direi. Con il caldo che fate, scoli quasi 2 sifoni di acqua al giorno. Perciò sarà meglio che te ne compri almeno un altro, eh? Va bene. C'è altro da prendere? Portami 2 pacchetti di sigarette. Bene. Sai cosa vuol dire auricolare? L'orecchio. Come? È una cosa che ha a che fare con l'orecchio. Ma dove trovano certe parole? Salve, Lester. Salve, Liza. Portagliela in cella. Salve. Salve. Sono Liza Williams. Ecco la colazione. Grazie. Mi tiene compagnia? No, grazie. Ho già mangiato. Come si chiama? Dillinger, John. È un discendente? No. Che fa? Quando non sta in carcere? Beh, io rapino banche, picchio la gente, smercio pornografia e di tanto in tanto sequestro qualcuno per il riscatto. Le solite storie. Vorrei tanto invitarla a fare 2 chiacchiere, ma il posto non è accogliente. Dolente, Pete, non posso aiutarti. Non li ho visti. Può anche darsi che siano andati a pescare altrove. Sì, terremo d'occhio la costa, non preoccuparti. Quindi lei è una studentessa in vacanza? Già. Non capisco, tutta l'estate qui intorno. Che cosa fa? La crociera del carcere. E ha fatto conquiste? Non ancora. Che stai facendo? Cerchi di redimere il criminale? Vuole nient'altro, Mike? Potrebbe darmi qualcosa per questa gamba. Mi sono fatto un taglio. Ok, Niki Lauda, dove andavi tanto di corsa? Mi scusi, signore, deve essermi scivolato il piede. Un'altra scivolata e ti costerà un mazzetto di dollari. Sì, signore. Andavi a tuffarti, eh? Sì, signore, vorrei cercare di prendere qualche aragosta.
È molto pericoloso tuffarsi da soli in queste acque. Non te lo consiglierei. Oh, stia tranquillo. So nuotare bene. Come ti pare. Ti do un altro consiglio. Non prendere le aragoste dalle trappole. Possono spararti addosso. Va bene, non lo farò. Oh. Suo padre è sempre così gentile con quelli che mette in prigione? Beh, non sempre. È un uomo tutto a modo suo. Credo che lei gli sia simpatico perché è coraggioso. Ah, sì? Sì, lei ha fatto quello che lui voleva fare da anni. Prendere campioni d'acqua? Dare filo da torcere a padron Jack. Oh! Ehi! Ma non lo posso, ma non ho visto che c'era la mia macchina! Ma lei va indietro alla cieca, così! Posso, ma lei adesso me ne paga i danni, ha capito? Si vogliono bene tutti in questa città. Eppure è proprio così. È una cosa strana. Conosco quell'uomo. Non è un violento. Deve essere il caldo. Mi piace tornare qui per le vacanze. Rivedere quelli che sono cresciuti con me, le vecchie case, tutto. Quella lì non è vecchia, pare fatta ieri. Ah, sì, quella. È del dottor Snow. L'ha costruita circa un anno fa, quando ha aperto la sua condotta. Ah, sì? È un uomo simpatico. Giovane? Abbastanza. Bene. Sua figlia è la mia migliore amica. È sposata? No, perché? Le interessa, forse? Potrebbe. Ciao, Liza, come stai? Io sto bene, e tu? Benone. Tuo padre in casa? Sì, ma è con un paziente adesso. E non ne avrà per molto. Oh, scusa, Maggie. Lui è Mike Enfield. Mike, Maggie Snow. Lieto di conoscere. Oh, e papà verrà tra un momento. E potete aspettarlo lì. Grazie. Sì, chi parla? Ah, sì. Ebbene, glielo dirò. Arrivederci. Oh, papà. Ciao, Maggie. Ciao. Lavori forte? Altro che. Ah, bada di non stancarti troppo. Oh, no. Salve, dottore. Mi sento ancora esaurito. Litigo con tutti quanti e non capisco il perché. Oh, credo che non ci sia ragione di preoccuparsi. Le analisi sono negative. Continui a prendere quelle pillole. Si riposi più che può e ci vediamo venerdì. Bene, dottore, grazie. Di niente. Cara, possiamo chiudere per ora, fino alle 3. Sì, papà. Ah, dimenticavo, c'è Liza con un suo amico, ti vorrebbero parlare. Liza, posso fare qualcosa per te? No, dottore, è il mio amico che si è fatto un taglio a una gamba. Gli può dare un'occhiata? Ma sì, certo, con piacere, si accomodi. Venga pure avanti. Signor Mike Enfield. E io, Elliot Snow, piacere. Dimmi tutto di lui. Di chi? Del tuo ragazzo. È interessante. Ti pare? Dunque, vediamo un po' che cosa si è fatto. Ah. Le è successo in mare? Sì, certo. Ho urtato contro un corallo mentre prendevo campioni d'acqua. Campioni d'acqua? Sì, per controllare l'inquinamento. Ho prelevato alcuni campioni vicino allo scarico di quell'industria chimica. Ah, sì. E perché lo ha fatto? Sono un idrobiologo dell'università. A che ora dobbiamo mettere fuori quel tipo? Oh, nel pomeriggio. Sai, voglio andare a fare una chiacchierata con Jack. Quegli agenti di sorveglianza che ha preso hanno la mano un po' troppo pesante. Perché diavolo li tenga poi, non capisco. Non lo so. Ho sentito dire che ha paura che gli rubino i segreti della fabbrica. Comunque, bisogna che ci vadano piano. Oh, lo sceriffo Carroll mi ha chiamato da Waterloo poco fa. Pare che un paio di giovani andati a pescare ieri siano spariti. Gli ho detto che avremmo tenuto d'occhio la costa. Thank you.
Troppo profondo per te. Ci vado io. Vieni! Avanti, vieni! Che cosa hai preso? Brutto disubbidiente. Da qui. E allora, Lester, che è successo in mare? Un grosso casino, Ben. Non c'è rimasta che la testa di quel ragazzo. Lo conoscevi? L'avevo visto. Non era uno di queste parti. Ma come è successo? Deve essersi annegato. E allora si diventa esca per i pesci. Gli avevo detto di non tuffarsi da solo. Ma dove è affiorata la testa? Vieni giù a vedere. Accidenti, arrivano guai. Ehi, sceriffo! Un momento, sceriffo! Che è stato, un attacco di squali? Nessuno ha mai parlato di squali, Floyd. Non mettere in giro queste voci. Un povero ragazzo è affogato e basta. Non c'è niente di sensazionale. Un buon reporter controlla sempre tutto. Non è una notizia da prima pagina, Floyd. Tu dici sempre questo. Signor Canfield, qual è il vero motivo per cui si è messo a indagare? Il vero motivo? Sì, il vero. Lo vuole sapere? E io glielo dirò.
Non avevo un soldo e avevo deciso di dare ripetizioni d'estate. Ma come vede, sono stato così furbo da rinunciare a tutto. Una notizia da prima pagina, Floyd? Quanto è pericoloso l'inquinamento? È mortale, in certi casi. Mortale? Per chi? Per tutti noi. Ci stiamo uccidendo lentamente. Badi bene, questa non è certo una novità. Sono anni che lo dichiariamo e non si tratta solo di questa fabbrica. Ce ne sono a migliaia. Ma dove diavolo si è cacciato, Lester? La fabbrica sarà chiusa? Ne dubito. Ma è possibile? Direi, tutto è possibile. Ah, finalmente arriva. Scusami, Floyd, ma devo accompagnare Kenfield a prendere l'autobus. Sì, ma un momento, c'è qualche rapporto tra questo e... Basta, Floyd, ti prego. Fa sempre così? Va a caccia di storie, è chiaro. Meglio tardi che mai. Perché ci sono altre grane. Sono già due settimane che non venite a ritirare più niente. Lo sappiamo. Nei magazzini la merce si ammucchia, leva spazio. Lo sappiamo. Vi sono grato per le vostre ordinazioni. Ma dobbiamo pure continuare a produrre. La partita ordinata sarà pronta tra un mese. E io devo pensare all'altra produzione. Ma se non ho spazio nella fabbrica, non avrò dove metterla. Quando avremo valutato la situazione, faremo i nuovi prelievi. Che situazione? Quella della sicurezza. Sinceramente siamo preoccupati del modo in cui avete trattato quei ricercatori. Ma che dice? Non è successo niente. Non c'è davvero da preoccuparsi. Devo essere io a giudicarlo. Parla, Jack. Per lei. Sì? Il biologo è partito da pochi minuti. Molto bene. Papà! Papà! Papà, è successo un fatto strano sulla spiaggia. Non lo vedi che sono occupato? Ma, papà, c'è un mucchio di pesci morti laggiù. Si vedono anche da qui. Sono tutti spezzati e dilaniati. Uno spettacolo orrendo. Non ti immischiare. Anche questa non è una notizia da prima pagina, Ben. Che vuoi che ti dica, Floyd? Io non ne so più di te. Guarda qui, Floyd. Sembrano mezzo divorati, non ti pare? Forse quel biologo voleva metterci in guardia da questo. Non lo so. Bisogna chiederlo a lui. C'è un rapporto con la morte di quel ragazzo? Sì, certo che c'è. Quale? Lo stesso oceano. La fabbrica è responsabile? Finiranno col chiuderla? Chiedilo a lui. Guarda! Signor Jack, sono lieto che lei sia qui. Ha qualche dichiarazione da fare circa quanto è accaduto? Oh, non c'è nessun motivo di allarmarsi. Ho fatto personalmente esaminare queste acque da esperti e mi hanno garantito che si tratta di un fenomeno temporaneo. Quindi bisogna rassicurare la gente e tutto tornerà come prima. Oh, accidenti! Scusami. Che diavolo combini, ma stupida! Non l'ho fatto apposta. Ma perché non stai più attenta a come ti muovi? Ti ho già chiesto scusa. Scusa, ma che me ne faccio? Dovresti ripagarmi la smacchiatura. Maledizione, ma guarda. Che gli è preso a Bill? Non l'ha mai fatto. Non capisco. Come ti dicevo, quei pesci erano strani. Tutti quanti a pezzi, maciullati, come se fossero stati masticati. Ben, mi fa piacere che tu mi tenga informato, ma non guastarmi lo stomaco. Ecco. Brutta giornata. Certo, non era adatta per andare in mare. Edna, è fresco? Fresco? Non c'è mai stato niente di fresco in questo ristorante. Oh, bene. Questa è buona. Senti,
Lo sceriffo Carroll ha poi trovato quei due pescatori? No. Io ho telefonato quando ho saputo di quel ragazzo, ma niente. Ben. Perché non mangi? Non lo so. Forse non ho fame, ecco. Sai che ti dico? Me ne vado a casa. Domani è la mia giornata di riposo. Non mi chiamare se non è una cosa davvero importante, eh? Sì, sta tranquillo. Ben, ti dispiace se mangio i tuoi fagioli? Edna, prendi questa maledetta comanda. Calma, papà. Ma il fritto misto dov'è? E tu mi vuoi dire dov'è sul menù? Eccolo lì, fritto misto. I tuoi sgorbi io non li leggo e così i clienti non li mangiano. Assumi una maestra di calligrafia, allora. Razza di cretina. La tua razza. È giorno di lite oggi, eh? Ah. Perché hai fatto così? Mi pareva che non funzionasse. Chissà se qualcuno oltre Robert Jarvis mi vorrà mai sposare. Oh, oh. E quando è che ti hai chiesto di sposarlo? 2 anni fa, in un drive-in. Mi disse che mi avrebbe sposato se mi fossi spogliata. Oh.
E tu? Che cosa hai fatto? Oh, gli ho detto che era troppo immaturo. Pronto? Ciao. Pronto? Pronto? Non mi dici niente? Ah, sì. Ho detto che ti avrei chiamato. E ho chiamato. Vogliamo vederci sabato prossimo? Certo. Ok. Allora, passiamo il weekend insieme. Aspetta, c'è tuo padre? Sì. Dammelo, ti prego. Ci vediamo. Ciao, Mike. Per me? Pronto? Mi scusi. No, di niente. Sceriffo, lei forse può aiutarmi. Che tipo di prodotti fabbricano da Jack? Insetticidi, concimi e roba del genere. Nient'altro? No, nient'altro, credo. La vigilanza è molto stretta da un po', perché me lo chiede? Beh, i risultati delle analisi indicano la presenza degli insetticidi, però ho trovato... Ho trovato anche numerose tracce di molti altri prodotti chimici. Chiamata urgente per lo sceriffo Williams. Va bene. E senta, Mike, ho una chiamata urgente. Mi può dare il suo numero? Liza ce l'ha. Ah, sì? Voglio parlare con lei della moria dei pesci. La moria dei pesci? Sì, più tardi. Williams. Ben! Sono Lester. Devi correre subito a Story Point. Un altro uomo è stato assalito in mare. Cosa? Sì, il giovane Taylor. Ok, Lester, vengo subito. Che è successo? C'è stata un'altra disgrazia in mare. Qual è il numero di Mike? 527-6293. Preparami l'uniforme, per favore, cara. Svegliati. Dai, Toby, come vedi, avevo ragione. Ben ha richiamato in città quel biologo. L'avevo detto, ci deve essere un rapporto con la fabbrica. La cosa è grossa. Questo è l'uomo che è morto ieri. È tutto quello che resta di lui? Già. E questo è quello che è morto oggi. Questa è la realtà, purtroppo. Due morti in due giorni. Ed entrambi i corpi gravemente mutilati. Oh, non credevo che fosse così orribile. Potrebbero averli assaliti dopo morti? Il primo potrebbe essere. Il secondo, decisamente no. C'è stato un testimone. C'è dell'altro? Possono esserci altre due vittime. Due pescatori sono spariti. La macchina è abbandonata sulla spiaggia. Poi ci sono state migliaia di pesci morti. E lei. Io? Mi ascolti. Sta succedendo qualcosa in questa città e io non so che cosa sia. Ma ho la sensazione che lei potrebbe scoprirlo. Ed è per questo che si sono allarmati. Chi? Jake e i suoi. Perciò l'hanno fatto arrestare. È stato fortunato. Due volte fortunato. Sarebbe potuto finire male in terra e sarebbe potuto finire male in mare. E in entrambi i casi sarebbe stato eccessivo. Non è possibile che si alteri il comportamento dei pesci con l'inquinamento? Sì, credo che sia possibile. Anzi, è probabile. Vedi, dopo qualche tempo può succedere di tutto. Però ci vuole tempo. Bisogna che si modifichi la catena nutritiva e quindi è necessario che trascorra un certo periodo. Ma quegli altri elementi chimici li ha trovati anche nei cibi?
Sì, e credo che siano i dati più interessanti. Attualmente mi mancano ancora alcune reazioni. Comunque ci troviamo di fronte a due orribili casi che possono essere collegati o anche no. E poi c'è un'industria chimica che, come tante altre, inquina il mare. Però mettere in rapporto questi fatti, almeno fino ad ora, non mi pare giustificato. Ma non ti interessa cercare se questo rapporto ci sia o invece no? Non sei curioso di sapere la causa della morte di quei due? Liza, io voglio fare il possibile per aiutare tuo padre a trovare una risposta, ma potrebbe anche non esserci. Capisci? L'ambiente dell'oceano è molto ostile all'uomo, è impossibile da controllare, difficile da esaminare, estremamente pericoloso. È un mondo sconosciuto. D'accordo. Allora, qual è il primo passo da fare? Il primo passo? Diciamo... è prendere altri campioni d'acqua e qualche pesce dinanzi alla fabbrica. Il dottore mi farà usare il laboratorio. Il dottore? Oh, certo, è un uomo cordiale. Sentite, è tardi e siamo molto stanchi. Perché non andiamo a riposare? Sì, e alziamoci prima che sorga il sole, per cercare di riuscire a risolvere tutto nel modo migliore. Ok, buonanotte ragazzi. Che cosa c'è? Non riuscivo a dormire. Sei pazza? Non sono pazza. Se tuo padre ci trova insieme, mi uccide. Beh, se non facciamo rumore. Mike, non lo vuoi fare? No. Non mi trovi attraente? Sì. Sì che non mi trovi attraente? Sì che sei attraente. Davvero? Davvero. Si tenga pronto, Mike. Ecco la fabbrica. Che cosa vuol dire? È un segnale che indica attività subacquea. Cioè i pesci? Sì. Liza, vuoi darmi una mano? Sì. Forse fai male a tuffarti. Già. Attenzione, Mike. Appena avrò preso i campioni, risalirò subito. Thank you.
sono molti più pesci adesso, no? Sì, e pare che ce ne siano anche di belli grossi. Verrà su tra poco. Potrebbe succedergli qualcosa. Andrà tutto bene. Dove siete? Siamo qui. Forza! Forza, su. Avanti. Su. Su. Ecco, ce l'ha fatta. Si sente bene? Si segga laggiù. Aiutalo, Liza. È ferito? No, no, sto bene. Che è successo, Mike? Non ho mai visto una cosa del genere. Ci sono tanti di quei barracuda che basta gettargli qualcosa addosso per prenderli. E voglio farlo. Grazie. Hai fatto proprio bene a mettere su questo. Cosa? Il laboratorio. È ben dotato. Ah, grazie. Dato che in città non c'è un ospedale, qui posso lavorare da solo, ma perché vuole connettere tutto questo con quella fabbrica? Voglio dire, anche i pesci muoiono per cause naturali. Sicuro. Per l'onda rossa e per altri motivi. E si sa che i barracuda sono potenzialmente pericolosi. Potenzialmente, già. E che i pescatori possono a volte morire in mare. Sì. Beh, non le sembra allora che sia un po' troppo supporre che quella industria chimica sia alla radice di tutte queste disgrazie? Mm? Non le pare? Può darsi che stia sprecando il suo tempo. Beh, è il rischio di ogni ricerca. Il fatto è che ho trovato sostanze chimiche, oltre quelle prevedibili, di cui ancora non ho individuato l'azione. Beh, io non me ne preoccuperei più di tanto. Come usava dire un mio professore, quando si sente un battito di zoccoli si cerca un cavallo e non una zebra. Qui parla Jack. Lei sa con chi parla? Sì, certo, certo, lo so. Ha visto il giornale del mattino? Sì, ce l'ho qui davanti. Allora ha capito perché le telefono. L'industria chimica crea assassini nel mare. Ma sono solo ipotesi, non c'è niente di serio. Se lei non dimostra di tenere sotto controllo la situazione, come dice, saremo costretti ad agire con durezza. Mi ha capito? Dica, ha capito? Sì. Certo, certo. Aspettiamo di vedere come provvederà. Sì, non deve allarmarsi, non si ripeterà. Glielo auguro.
Pronto? Mi preoccupa la situazione del nostro progetto. Già. Penso che dobbiamo prepararci a fare una mossa. Va bene. Come procede l'analisi? Così, così. Però ne so già molto più di prima. Ho individuato nuove sostanze chimiche che agiscono sui leucociti, linfociti, ormoni. E i prodotti di quell'industria non dovrebbero essere questi. Ah, no, certo. E allora che ci fanno quelle sostanze nello scarico della fabbrica? Possono avere qualche effetto sui pesci? No, direi di no. Del resto, lei è biologo, ne sa più di me. Dovrei. Dottore, sono stanco, ho bisogno di interrompere. Le dispiace se lascio questa roba qui? No, certamente no. Farà bene a prendersi un po' di riposo. Ha un freezer per il pesce? Sì, non si preoccupi, glielo conserverò io. La ringrazio. Vado a riposarmi un poco in prigione, ci vedremo più tardi. Sì, a dopo. Lester. Lester. Lester, svegliati. Oh, non avete imparato a bussare? Lester, vogliamo parlare allo sceriffo, è in ufficio? Lester, lo sceriffo è in ufficio? Oh, certo che c'è. È lì sotto il tavolo. Lo vedete forse? Ma allora non c'è. C'è da fare il giornale, Toby. È meglio che torni in redazione. Va bene, vado. Perché non c'è lo sceriffo? È successo qualcosa? E perché tu non vai a letto? Accidenti. Mike! Ho dormito troppo. È ora di alzarsi. E lo sceriffo l'ha rimesso dentro? No, Floyd. Ho pensato che questo fosse il miglior posto per riposare. È tornato per far chiudere la fabbrica? No. Non vorrà dire ora che la fabbrica non inquini il mare? E infatti non lo dico, perché è così. E l'inquinamento causa gli attacchi dei pesci? No, non posso dirlo. Sono tornato per aiutare lo sceriffo a indagare su quegli attacchi. Non ho proprio altro da dire. Ah, davvero? Vedrà. Ci verrà fuori un articolo interessante.
hanno dimostrato in modo inequivocabile il rapporto esistente. Sorprendente è che il 98% dei risultati ha dato un esito positivo a sostegno della tesi che esiste un rapporto di stretta interdipendenza tra il comportamento. Ipoglicemia e violenza. Elliot Snow. Fisiologia delle reazioni di stress. Elliot Snow. Principi dietetici per lo stress. Elliot Snow. Ammesso di essere tornato qui per aiutare Ben nelle indagini. Per ora scriviamo questo. Io finisco l'articolo di fondo. Ok, Floyd. Floyd. Sì, che c'è? Dovrei andare via per un po'. Ho promesso a Maggie di portarla al cinema stasera. Oh. Al cinema. Siamo a una svolta decisiva del più grosso scandalo che il nostro giornale abbia scoperto e tu te ne vai al cinema? Gliel'avevo già promesso da una settimana, non c'è niente di male. Torno subito dopo e finisco. Ma non ti rendi conto di quello che abbiamo tra le mani? Pesci che divorano uomini, sostanze mortali che inquinano il mare e proprio la nostra bella fabbrica chimica è responsabile di tutto. Ma Floyd, non sappiamo ancora se sia così. Ma non è provato che non lo sia ed è molto probabile di sì. Mi sembra rischioso affermarlo. Entro domani il mondo intero lo saprà. Saremo citati da tutte le agenzie. Diventeremo famosi. Toby! Toby! Toby, dove sei? Toby! Toby! Toby!
Gli studi riguardanti l'incidenza dei fattori fisiologici sul comportamento dei diversi popoli hanno provato che gli individui delle nazioni più aggressive presentano un tasso di ipoglicemia elevato in un modo del tutto anormale per la povertà di zuccheri nel sangue, guerra e alimentazione. Progetto Lucifero. Ralph Farber ha cominciato a picchiare frequentemente i figli. Reagisce come previsto. Robert Chase. Il tasso glicemico è sceso del 48%. Il paziente si dimostra molto reattivo alla dose attuale. Il tasso glicemico è sceso del 62%, risponde con violenza ad ogni stimolo. Si dimostra molto reattivo all'attuale dose di glucoside e sugarol. È tutto a posto, ora basta che si distenda. Dottore, la ringrazio di avermi ricevuto a quest'ora. Ero davvero scosso. Ah, non deve preoccuparsi, Sam. Sono certo che sua moglie la perdonerà. Non so perché l'ho fatto. Non l'avevo mai picchiata prima. Gliel'ho già detto, Sam. Lei è solo un po' esaurito. Ha i nervi a fior di pelle. Non c'è altro. Prenda quella medicina per un po' e si rimetterà a nuovo. Buonanotte, dottore. Grazie. Buonanotte, Sam. Mike, non l'avevo sentita entrare. Sì, me ne ero accorto. Era troppo occupato a imbonire il suo paziente. Che cosa c'è che non va? Lei è bravo, dottore. Aveva ingannato anche me. Invece lei sa tutto di quelle sostanze, perché è coinvolto anche lei. Mike, forse lei ha capito male. Senta. Io non so che diavolo stia succedendo, però una cosa è ben chiara. In questa città c'è gente che muore e tutto ha origine da quella fabbrica. No, Mike. Mike, lei mi deve credere. È stato solo per il bene di tutti. Nessuno, dico nessuno, avrebbe dovuto morire. Non mi importa di quello che avrebbero dovuto fare. Io so che sono morti. Mike! Bisogna fermarlo. Quel biologo è tornato. Sa tutto. Sa proprio tutto? No, non ancora. Provvederemo noi.
Venga, Mike, beva. Non si agiti e stiamo... Non possiamo, sceriffo. Questo non riguarda solo l'oceano, ma tutta la città. Non capisco, Mike. Che cosa vuole dire? Ecco, voglio dire che... il dottore sta agendo sul comportamento di tutti gli abitanti di questa città. È impossibile. È proprio quello che fa. Ho visto le sue schede. Ho scoperto l'azione di quelle sostanze chimiche. Impediscono al corpo di assorbire i valori dei cibi. E provocano così l'ipoglicemia. L'ipoglicemia? Già, poco zucchero nel sangue. Non sembra tanto pericoloso. Ah, no, si sbaglia invece. Ci sono molti libri sull'argomento e parecchi sono scritti dal nostro dottor Elliot Snow. Ma che cosa provoca questa malattia? Non è una malattia, è tutta un'altra cosa. Ben, vede, l'ipoglicemia è un'alterazione che può causare un comportamento molto ostile ed aggressivo. Mi dica, Mike, lei ne è proprio sicuro? Sono sicuro di quello che ho visto, ma non so il perché. Lei dice che Jack c'entra? Per forza! Ma devono esserci altri e ci deve essere una ragione. Questo è vero, ma qual è il rapporto con i pesci? Non si nutrono più! E allora i più deboli muoiono. I barracuda sono i più resistenti e mangiano tutto ciò che trovano. Però non riescono ad assimilare il nutrimento dal cibo. E quindi continuano a mangiare, ma sono sempre affamati. Ma perché qualcuno vuole questo? Non lo so. Ma il piano era perfetto, tranne che in una cosa. L'imprevidenza di Jack, che ha convogliato gli scarichi in mare come fanno tutti. Quindi se i pesci non fossero impazziti, nessuno l'avrebbe saputo. Proprio così. Ma perché vogliono ridurre la gente in questo stato? Che cosa c'è? Se è vero, logicamente cercheranno di ucciderla. Abbiamo bisogno di aiuto. Non funziona. Ah, sì? Da quanto tempo beve acqua di sifone, Ben? Ma che c'entra questo adesso? Da quanto tempo? Non lo so, da 6 mesi può darsi. Lester la beve sempre in ufficio e così anch'io l'ho portata a casa. Ehi, un momento. Non penserà che io sia uno di loro? Non lo so. Chi diavolo sono loro? Ma chi vi prende adesso? Così non risolveremo niente. Papà, ascolta. Ma perché? La saprebbe usare? Penso di sì. Tenga. Porti Liza in città. Trovi Lester e chiami la polizia statale chiedendo aiuti con molta urgenza. E tu dove vai? Vado alla fabbrica. Devo saperne di più. Sarà da queste parti. Cerchiamolo. Eccolo! Lester, papà ha bisogno d'aiuto. Come? Bisogna chiedere rinforzi alla polizia statale. Prego, fa presto. Ben, è andato alla fabbrica. Li mandi lì, senti, Liza. Rimani qui con Lester. Vado anch'io alla fabbrica. No, voglio venire con... Non puoi. Mike, ti prego. Tu devi assolutamente restare qui. E si sbrighi prima che uccidano qualcuno. Liza, sali sull'auto. Oh, Mike. Qualcuno è già stato ucciso. Chi? Freud. Toby. È la figlia del dottore. Oh, mio Dio. Gli hanno sparato nell'ufficio del giornale.
Che cosa è successo? Niente, niente. Senta, chieda aiuto e non perda tempo. Dottor Snow. Dottor Snow. Dottore, mi dispiace molto per Maggie, ma mi sembra che in un modo o in un altro lei sia il responsabile della sua morte. Non so come lei è riuscito ad immettere nelle riserve d'acqua della città una gran quantità di quelle sostanze che sono state prodotte dalla fabbrica di Jack. Lei ha volontariamente provocato un abbassamento di glicemia negli abitanti di questa città. Con tutti quei libri che ha scritto sull'ipoglicemia, l'aggressività e la violenza, che diavolo voleva fare? Servirsi di tutta quella povera gente come cavie? Loro... È una follia, una cosa senza senso, un crimine. Perché l'ha fatto e chi l'ha aiutata? Loro dicevano che era per il bene del paese. Avevano letto e studiato tutti i miei lavori. Loro? Sì. Chi sono questi loro? Dicevano che le mie ricerche, le mie scoperte sarebbero state utili in caso di guerra. Guerra? Sì. Mi vuole rispondere? Che diavolo sono questi loro? Non vogliono movimenti pacifisti, né renitenti o disertori. Se il popolo sarà favorevole alla guerra, non ci saranno problemi di sicurezza. Ma lei è impazzito. Il popolo si trasformerebbe in una massa di delinquenti, si ucciderebbero tra loro. No, no, no. Si potrebbe farli tornare normali rapidamente. Ma non si potrebbe far tornare vivi i morti come Maggie! Maggie. Maggie. Avrei dovuto farla proteggere. Ora che hanno cominciato, non si fermeranno. Ripeteranno l'esperimento altrove. Chi? Troveranno sempre qualcuno che si farà loro complice. Ma chi sono loro? Sono il governo. Hanno il modo ideale per piegarci tutti. Maggie. 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 Thank you.
qui! Tutto a posto? Siamo noi, Ben. Cosa? Loro siamo noi! Che diavolo vai dicendo? Quelli sono uomini del governo. Abbiamo bloccato il loro progetto e nessuno deve sapere che esisteva. Ma capisci che dici? Ben, il dottore mi ha confessato tutto. Loro hanno ucciso Floyd, Toby e Maggie. Mike, il governo non manda ad ammazzare la gente. Non può essere. Noi siamo gli ultimi a sapere, Ben. E una volta uccisi noi potranno ricominciare. Vogliono manovrare il popolo senza che se ne accorga. Finalmente Lester ha fatto una cosa buona. Ehi ragazzi, sono lo sceriffo Williams. Voglio vivi quei due, perciò non sparate. Ascoltate. Arrendetevi o uscirete vivi di lì. Gettate le armi e tenete in alto le mani. Bene in alto e non fate scherzi.